Si è riunito nella sala del Consiglio Comunale di Grado il gruppo di azione costiera del Friuli Venezia Giulia. Un incontro voluto sul territorio per prendere consapevolezza diretta delle problematiche della pesca e dell'acquacoltura del Gradese. Il gruppo, coordinato dal presidente Antonio Paoletti, ha affrontato varie tematiche e predisposto una progettualità di interventi che coprirà tutto l'estate 2021 per arrivare all'autunno inoltrato. Nell'incontro il Comitato ha inoltre garantito il sostegno e coinvolgimento allo sviluppo di due strategie che toccano le aree di pesca del nostro territorio e che si stanno sviluppando in questi mesi. In particolare è stato fatto riferimento al contratto di sviluppo per la laguna di Marano e alla manifestazione di interesse per la definizione dell'area MAB UNESCO del Corso del Tagliamento. Ecco, buongiorno. Oggi come GAC della Friuli Venezia Giulia, il FLEG, di cui ho l'onore di essere presidente, siamo qui a Grado. Abbiamo portato un sacco di ragazzi delle scuole seconde medie a visitare la laguna con i suoi casoni. Abbiamo visitato il museo, tutti i lavori che stanno facendo a Grado nel mondo del turismo. Noi vogliamo, come dire, creare la cultura del mare, la cultura delle tradizioni, la cultura dei posti storici un po' dimenticati. Gradi è uno di questi, la laguna di Grado è un'altra e i casoni che oggi hanno potuto vedere con i sistemi di pesca è un altro. Per cui proseguiremo in fase itinerante con Marano, Duino, Risina, Trieste, questi aspetti, come dire, di storia, cultura e i mestieri che di una volta. Con questa attività siamo fortemente impegnati con i fondi della Regione Friuli Venezia Giulia. Ringrazio la Regione, il suo Presidente Fedriga e l'Assessore Zanier che ci appoggiano in questa struttura. Tutto questo lo facciamo in collaborazione con le parti, come dire, datoriali, per cui la Lega delle Cooperative, i vari imprenditori, perché comunque sia cerchiamo di aiutare anche la trasformazione da pesca in pescaturismo. Buongiorno, sono il professore Giampaolo Moratti dell'Istituto Comprensivo IC Marco Polo di Grado. E niente, noi abbiamo aderito a questa iniziativa che si chiama Buone Norme in Laguna, appunto per far capire ai ragazzi l'importanza del conoscere il loro territorio, rispettarlo. E questa mattina infatti sono stati coinvolti in questa bellissima iniziativa con la motonave Cristina, sono usciti in laguna e hanno potuto appunto capire quali sono le regole che loro, ma anche i turisti che vengono a visitare questa favolosa isola, devono rispettare. Oggi siamo stati in sopralluogo a quello che diventerà il piccolo museo della pesca e delle tradizioni della laguna di Grado. Contiamo di inaugurarlo già a fine ottobre in occasione dell'evento manifestazione Mare Nostrum, che è un evento che raccoglie appunto le nostre tradizioni, le fonde con l'enogastronomia gradese, di cui il piatto tipico, insomma, non serve dirlo, è il boretto alla graisana. È stata una bella visita, uno scrigno, questo museo che conserverà una storia molto preziosa, la farà conoscere innanzitutto alla nostra comunità, ma anche ai numerosi turisti. Puntiamo, grazie alla realizzazione di una rete di piccoli musei civici, ad allargare la nostra stagione, a far vivere Grado di turismo non solo durante i mesi estivi, ma sempre più anche nei mesi invernali. Questa iniziativa è frutto di un lavoro di squadra realizzata dal Comune con il sostegno e supporto di Regione FVG e del GAC del Friuli Venezia Giulia.